anzi. Quest'oggi vi presento due effetti magici con le carte che ho realizzato qui in questo fantastico parco, insieme a folletti, gnomi, fate, elfi, eccetera, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e andiamo subito a vederli. Questo gioco si esegue con i quattro assi. Le altre carte quindi possiamo tranquillamente riporle nella nostra tasca. Così. Asso di quadri, asso di fiori, asso di cuori e asso di picche. Per maggior chiarezza ve le mostro ancora una volta. E perché no? Un'altra volta ancora. Perfetto. Ora, secondo voi, cosa succederebbe se andassimo a prendere l'asso di picche e ce ne disfassimo, così? Beh, voi rispondereste che nelle nostre mani rimarrebbero l'asso di fiori, l'asso di quadri e l'asso di cuori. No, sembra proprio di no, che non sia così. Scusate, proviamo a ripetere l'operazione. Prendiamo l'asso di picche e ce ne disfiamo per la seconda volta. Ora, scuotiamo le due carte e nelle nostre mani rimarranno l'asso di quadri e l'asso di ancora di picche. C'è qualcosa che proprio non quadra. Muoviamoci molto lentamente, guardate, asso di quadri sotto, asso di picche sopra. Andiamo a prendere l'asso di picche e lo togliamo per la terza volta. Schiocchiamo le dita, scuotiamo la carta e nelle nostre mani, beh sì, questa volta ci rimarrà l'asso di quadri. Però ragazzi, non fatevi ingannare dalle illusioni, perché in realtà nella mano ho ancora l'asso di picche. Per questo gioco mi servono 4 carte. 1, 2, 3 e 4 carte. 4 carte non normali, bensì molto speciali. E presto capirete il perché. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Si tratta di 4 6 di picche neri. 1, 2, 3 e 4 6 di picche neri. Ora vi starete domandando, ma in cosa consiste la loro particolarità? Beh, basta soltanto scuoterle così, lentamente, per trasformarle in 4 6 di cuori rossi. 1, 2, 3 e 4 6 di cuori. Ora so benissimo cosa state pensando, le carte non sono 4, bensì 8. In realtà vi assicuro che non è così, perché ve le faccio rivedere, sono davvero 4 carte. Tuttavia la loro particolarità non finisce qui, perché mi basta ancora scuoterle così lentamente per trasformarle in 4 assi di picche neri. 1, 2, 3 e 4 assi di picche. E come potrete immaginare, se vi sono gli assi di picche neri, vi saranno anche i loro cugini, assi di cuori rossi, infatti. 1, 2, 3 e 4 assi di cuori.